rappresento l'ammiraglio di divisione Vitiello, che è il titolare del Comando Marittimo Sud e che ha ritenuto estremamente importante la partecipazione a questo evento, perché riteniamo estremamente importante come Marina Militare, appunto, che ci sia una qualsiasi attività, questa in particolare, che riguarda il mare. Il mare è per noi, diciamo, uno strumento professionale, ma è al tempo stesso il nostro ambiente di lavoro, ma noi riteniamo anche che l'Italia sia un paese marittimo. Questo è stata l'importanza, il mare è stata l'importanza dell'Italia nella sua storia, è stato motivo di arricchimento, è stato lo strumento attraverso il quale il nostro popolo ha acquisito delle capacità, delle esperienze, diciamo così, importantissime anche oggi, di apertura mentale e capacità anche nelle arti, attraverso i commerci, conoscendo le altre genti. Quindi riteniamo che una qualsiasi iniziativa che in qualche modo riavvicini il nostro paese, diciamo così, la nostra gente al mare e all'importanza che il mare ha per noi e per la nostra vita, debba assolutamente essere onorata. E da questo punto di vista riteniamo anche che il mare rappresenti, diciamo così, una fonte, come dicevo prima, per tutti quanti i nostri artisti, di storie, diciamo, che riguardano il mare, uomini sul mare ce ne sono tantissime ed hanno veramente, diciamo così, rappresentato dei momenti importantissimi nella nostra storia, che hanno toccato, diciamo così, intere generazioni e che credo in futuro continueranno a farlo. Questa iniziativa è importantissima anche perché in qualche modo comincia a divulgare a livello delle scuole, quindi nei nostri ragazzi, l'importanza che il mare ha sempre avuto, che ha anche oggi e che dovrà continuare ad avere anche nel futuro.